quanto rosicate, quanto siete sciacalli che non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Una scena di Batman, ragazzi. Non abbiamo un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Questa è una tua valutazione, ti posso dire, erronea. E neanche un'argomentazione. Sembra che sta a leggere un commento su YouTube di tutte le parole che ha detto. Sono proprio le classiche cose che dicono quelli che te vogliono attaccare, ma non sanno come attaccarti. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Siete sciacalli, siete invidiosi. Le argomentazioni è basic di chi ha in testa il vuoto cerebrale. Rosicate. Poi voglio dire, scusami, in queste ultime live, ad esempio, abbiamo parlato di tantissimi fatti di cronaca, cose di vario tipo. Questo fa parte della cronaca del web. Se ne parla. Vabbè. Ah, io lo inviterei la prossima volta a esporre le stesse cose, magari con un tasso alcolico in corpo assente. Comunque, ripeto, la mia ricostruzione è quella che ho fatto, quindi non mi incazzo neanche. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Non è un'argomentazione. Miseria. Stiamo lavorando. Anche ridetto. Porco Diaz, a fare i titoli clickbait, ma ancora. Criticavate i titoli clickbait nel 2017. No, pure lui lo dice. I titoli clickbait era su lui. Twitch. Ah, pure vabbè, in chat ce l'avevano detto. Sta un po' alterato, mi sa. Comunque, ripeto, anche questa cosa è stata smontata. La vergogna siete inutili, siete dei parassiti di questa società e di questo web, possiamo dire. Scusate, ragazzi. Bellissimo. Stiamo tutti con noi, Napoli, state forte, state. Non facevamo. Siamo i parassiti di questa società. Va bene. Ok. Ok, kid. E poi subito okay, dopo infastidisce zoomer, altre persone. Ok, zoomer. Ci possiamo anche catapultare stendendo un velo pietoso nel secondo. Io comunque attendo le scuse del gabbrone. A me, adesso sono mi dispiace serio, molto vedere il gabbrone in questo stato. Io spero che inizi a prendersi un po' cura di se stesso. No, io sono serio in questo momento. Attendo le scuse del gabbrone o semplicemente mi hanno riportato false informazioni. In Lettonia si usano dei sosia dei Maneskin per pubblicità.